Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi che svolgiamo sempre nell'ambito del progetto Delivery Unit nazionale che Formez gestisce per il Dipartimento della Funzione Pubblica. L'argomento di oggi è un argomento molto tecnico e sarà presentato dal dottor Massimo Pugioni. Parleremo dei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica, quindi parliamo di banda larga, sempre in ottica di semplificazione. E avete spazio nella chat per scrivere domande, riflessioni, anzi vi invito a scriverle anche da subito per portare il vostro contributo ai lavori della giornata. Come sempre, ci riserviamo gli ultimi 10 minuti, della presentazione, dello spazio della presentazione, per rispondere alle domande, per dedicare uno spazio alle domande. Però, se avete bisogno di chiarimenti, quindi se ci sono domande legate al momento dell'esposizione, non esitate a scrivere in chat e poi penserò a girarle al relatore. Mi pare che stiate facendo ingresso in aula tranquillamente, che non ci siano problemi. Non vorrei togliere altro tempo alla presentazione e invito il dottor Pugioni ad accendere webcam e microfono così da potergli passare la parola. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tutto bene, quindi allora io resto qui in back, scrivete in chat se avete problemi di tecnici o scrivete in chat per lasciare le domande. Passo la parola al dottor Pugioni e ci rivediamo in chiusura. Buon lavoro. Grazie, grazie ancora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar in cui affronteremo il tema dei procedimenti amministrativi in materia di impianti di comunicazione elettronica, quindi sostanzialmente gli impianti radioelettrici e gli impianti fissi di banda larga, alla luce del decreto legge 13 del 2023. Ci sono state alcune recenti novità in materia che illustreremo facendo, diciamo, un excursus complessivo di quelle che sono le norme che regolano questa materia. È una materia abbastanza tecnica e abbastanza complessa, che è regolata dal decreto legislativo 259 del 2003, il cosiddetto codice delle comunicazioni elettroniche, che è stato di recente, diciamo un paio d'anni fa, integralmente sostituito dal decreto legislativo 207 del 2021. Giusto per una questione di ordine e anche di evitare possibili confusioni, il legislatore in questa circostanza ha scelto non di, come dire, di approvare un nuovo codice e quindi cambiare anche il riferimento diciamo alla norma di base, ma con il decreto legislativo 207 del 2021 è stato sovrascritto completamente tutto l'articolato del decreto legislativo 259 del 2003. Quindi il nostro, come dire, norma di riferimento, noi non citiamo il 207 del 2021, ma continuiamo a citare il 259 del 2003. Allora, l'effetto di sovrascrivere completamente l'intero articolato del codice è quello che, diciamo, noi abbiamo degli articoli che regolano questa materia che hanno cambiato numerazione sostanzialmente. Quindi, col codice attuale, quelli che vedremo più in dettaglio nel corso del webinar di stamattina sono gli articoli dal 43 al 49, che corrispondono ai vecchi articoli dall'86 all'88. Quando diciamo, facciamo riferimento al codice delle comunicazioni elettroniche, ma non solo nell'esposizione, ma a volte anche in altri testi normativi che vi fanno rimando, dobbiamo sempre tenere presente questo fatto della vecchia e della nuova numerazione, perché noi ci troviamo, ad esempio, che il decreto legge, scusate, 76 del 2020 ha portato alcune innovazioni facendo riferimento alla vecchia numerazione che quindi deve essere poi successivamente trasposta nella nuova. Per questo io in tutte le slide del webinar di stamattina riporto sia la nuova, diciamo, che la vecchia per capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Comunque questa slide vi fa anche un riepilogo
diciamo, di come sono cambiate le numerazioni dei vari articoli. Allora, la materia delle comunicazioni elettroniche è una materia su cui il legislatore sta intervenendo in maniera costante negli ultimi anni per introdurre delle semplificazioni. Questo è anche perché si tratta di uno dei pilastri portanti del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in cui chiaramente la digitalizzazione assume un'importanza primaria. Per questo, sono state introdotte delle semplificazioni sia col decreto legge 77 del 2021, all'articolo 40. Vedete, semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale di edifici e unità immobiliari. Dopodiché, il legislatore è tornato col decreto legge 50 del 2022 all'articolo 30 bis e più recentemente col decreto legge 13 del 2023, il cosiddetto PNRR-ter, che è tornato all'articolo 18, sempre su questa materia. Noi vedremo stamattina di fare una carrellata sulle disposizioni che regolano questi procedimenti, facendo un focus particolare sulle disposizioni di semplificazione amministrativa. Iniziamo con alcune disposizioni comuni che sono contenute innanzitutto nell'articolo 43. Questo non è un articolo che è stato toccato, diciamo, con l'ultimo decreto legge 13 del 2023. Tuttavia è importante mettere alcuni, come dire, paletti per poi comprendere meglio il significato anche delle disposizioni di semplificazione introdotte più di recente, che vedremo nel prosieguo. Innanzitutto, con l'articolo 43, il legislatore ci dice che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le opere di infrastrutturazione per le reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica, anche all'interno degli edifici, sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria. Quindi sono considerate alla stregua di opere di urbanizzazione primaria, con una particolarità rispetto alla generalità delle opere di urbanizzazione primaria, che è quella che queste opere restano di proprietà dei rispettivi operatori, perché le opere di urbanizzazione primaria sono normalmente delle opere che, anche quando sono realizzate dal privato, poi vengono acquisite al patrimonio pubblico, proprio perché sono ad uso pubblico. In questo caso sono assimilate ad opere di urbanizzazione primaria, ma non vengono, diciamo, acquisite al patrimonio pubblico e quindi restano di proprietà dei rispettivi operatori. All'installazione di reti di comunicazione elettronica composta di fibra ottica, quindi quelle fisse realizzate nel sottosuolo normalmente delle nostre città, non si applica la disciplina edilizia urbanistica e quindi non sono considerati interventi edilizi soggetti né a permesso di costruire né a SCIA né a CILA. Quindi sono opere essenzialmente libere dal punto di vista della disciplina urbanistica ed edilizia, ma non solo. Non si applica questo tipo di disciplina, ma non costituiscono neanche unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale. Queste sono delle semplificazioni apportate negli ultimi anni, non con l'ultimo decreto, ma comunque sempre nel campo dei decreti di semplificazione nella sfera, diciamo, del PNRR, che ci dice che appunto gli elementi delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture, nonché tutte le opere di infrastrutturazione effettuate anche all'interno degli edifici, quindi compresi le cabine accessorie alla funzionalità di questi impianti di comunicazione, non sono unità immobiliari e non rilevano come rendita catastale, tant'è che è stata introdotta anche una categoria catastale ad hoc proprio per il classamento di queste tipologie di opere che non vengono considerate come unità immobiliari a sé stanti. Restano ferme, ma questo, diciamo, è abbastanza ovvio, se vogliamo, da un certo punto di vista, le disposizioni a tutela di beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 42 del 2004, il cosiddetto codice urbani, nonché la tutela delle servitù militari, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di quegli articoli 44 e 49. Quindi qui
In questa formula che può sembrare di rito, ci sta dicendo il legislatore che il rispetto di quelli che sono i vincoli derivanti da disposizioni di tutela ambientale, tutela culturale, paesaggistica anche perché richiama il 42 del 2004, nonché le servitù militari, sono acquisiti comunque nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 44 e 49 che vedremo tra un attimo. Il 44 riguarda le infrastrutture di comunicazione elettronica con impianti ricetrasmittenti, impianti radioelettrici, 49, quelle diciamo, di rete fissa. E ancora l'articolo 51, anche questo non è nuovo, perché discende dalla stesura addirittura ante riforma del 2021 del codice delle comunicazioni elettroniche, ma è stato richiamato e come dire, l'applicabilità di questo articolo è stata estesa dal recente decreto legge 13 del 2023, quindi è utile richiamarlo. Questo articolo ci dice che gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico hanno carattere di pubblica utilità e che anche quelli che sono ad uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Quindi quelli ad uso pubblico hanno sempre carattere di pubblica utilità, quelli ad uso privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del ministro. E la cosa più importante è quella che ci dice il comma 3: per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione di impianti e opere di comunicazione elettronica di uso pubblico, cioè come dire, di pubblica utilità, perdonatemi, l'operatore può esperire la procedura di esproprio prevista dal DPR 327 del 2001. Quindi i beni che sono gli immobili che sono necessari per la realizzazione degli impianti e delle reti di comunicazione elettronica di pubblica utilità possono essere espropriati secondo la procedura del 327. La procedura di esproprio può essere esperita dopo che siano andati falliti o non è stato possibile effettuare tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto. E ancora il comma 4 ci dice che in caso di locazione o concessione a diverso titolo dei beni destinati all'installazione e all'esercizio degli impianti di comunicazione elettronica di uso pubblico, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 392 del 78, diritto di prelazione e diritto di riscatto per appunto l'acquisizione di questi beni. Ripeto, non si tratta di disposizioni nuove, ma sono state richiamate da una recente disposizione che vediamo tra un attimo. Entriamo quindi nel dettaglio di quella che è la procedura per l'autorizzazione all'installazione degli impianti radioelettrici, che è contenuta nell'articolo 44. Allora, le disposizioni che riguardano l'installazione degli impianti radioelettrici sono state oggetto negli anni di tutta una serie di disposizioni di semplificazione che sono volte a introdurre dei regimi semplificati per tutta una serie di fattispecie che nel prosieguo vedremo, che in realtà sono state introdotte non sempre in maniera troppo sistematica e non sempre neanche in maniera troppo semplice da, come dire, da raccordare, per cui si è creato un corpus normativo di riferimento che è particolarmente intricato e a volte è un po' difficile anche orientarsi. Quindi adesso li vedremo, li passiamo in rassegna, diciamo, queste diverse procedure, cercando di evidenziare evidentemente quelli che sono i punti salienti delle diverse fattispecie. Ma poi ho preparato, e lo troverete in una di queste slide, una tabella riassuntiva per cercare di aiutarvi a orientarvi un pochino in questa selva di disposizioni. Comunque, l'articolo 44, che è il vecchio articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, disciplina la procedura ordinaria per l'installazione degli impianti radioelettrici, procedura ordinaria che ovviamente si applica in tutti i casi in cui non si rientra in uno dei casi semplificati che vedremo dopo. Cioè, nel senso che quando il codice è nato, questa era la procedura che si applicava a tutti gli impianti
radioelettrici. Successivamente sono stati introdotti tutta una serie di casi semplificati, per cui adesso, oggi come oggi, l'articolo 84 è applicabile in via residuale in tutti quei casi che non ricadono nelle fattispecie semplificate di cui agli articoli successivi che vedremo tra un attimo. Comunque, che cosa ci dice sostanzialmente questo articolo? Ci dice che l'installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici è la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, quindi sia la nuova realizzazione, quindi la nuova installazione, che la modifica delle caratteristiche di emissione. Sì, perché in realtà, perlomeno nella mia esperienza, vedo che le nuove installazioni al giorno d'oggi ancora capitano, però la cosa più frequente che succede in questo tipo di procedimenti è la modifica delle caratteristiche di emissione, perché gli impianti, anche che sono stati installati tanti anni fa, sono soggetti a continui adeguamenti tecnologici, perché si tratta di un campo in perenne evoluzione, quindi continuamente i gestori di questi impianti, di queste reti di comunicazione elettronica, soprattutto per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile, introducono continuamente delle innovazioni tecnologiche, per cui devono revisionare gli impianti già esistenti. Ad ogni modo, qui ci parla di installazione di torri, tralicci, impianti radiotrasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, che servono sia per la telefonia mobile, sia per le reti di televisione digitale terrestre, per la radio, ma anche per emergenze sanitarie e protezione civile, viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli, che altro non è che l'ARPA, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale dalla legge 36 del 2001 e dai relativi provvedimenti di attuazione. Allora, che cosa ci dice importante? Ci dice innanzitutto che la procedura ordinaria è una procedura autorizzatoria, quindi il regime che applichiamo è un regime di autorizzazione espressa, anche se, come vedremo nel prosieguo, è soggetto a silenzio assenso, però è un'istanza per l'acquisizione di un'autorizzazione. Questa autorizzazione è di competenza dell'ente locale, quindi del comune, previo accertamento da parte dell'ARPA della compatibilità dell'emissione di questi impianti con i limiti che sono stabiliti dalla legge 36 del 2001, quindi competenza del comune, con parere tecnico dell'ARPA, che verifica che l'impianto rientri nei limiti di, come dire, esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità stabiliti dalla norma. La legge 36 del 2001, quindi, detta quelli che sono i limiti di esposizione applicabili uniformemente su tutto il territorio nazionale, che non possono essere oggetto di previsioni più restrittive né da parte delle regioni con legge regionale, né da parte degli enti locali con proprio regolamento. Proprio col decreto legge 36 del 2000, scusatemi, col decreto legge 13 del 2023, con il recente decreto legge sul PNRR, è stata introdotta una precisazione al potere regolamentare dei comuni, perché lo stesso codice delle comunicazioni elettroniche prevede, o meglio, la stessa legge 36 del 2001, che prevede una potestà regolamentare dei comuni, degli enti locali, per regolamentare queste materie, ma questa potestà deve essere nel rispetto dei principi stabiliti dalla norma generale. Quindi non possiamo introdurre dei limiti più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla legge. Scusate, un altro fiocchetto, nel senso che un corollario di questa disposizione è che, essendo la competenza del comune con parere tecnico di ARPA, è evidente che anche tutte le, come dire, provvedimenti di secondo grado relativi a eventuali problemi, quindi ordini di rimozione, ma anche provvedimenti
interdittivi nel caso delle procedure di SCIA. Qui stiamo parlando della procedura autorizzatoria, ma nel caso delle procedure di SCIA e di comunicazione, l'ente potrebbe adottare un divieto di effettuazione dell'intervento. Spettano sempre all'ente che è competente, che è il comune, su segnalazione o su parere tecnico di ARPA, ma l'ARPA non ha che un ruolo tecnico consultivo. La competenza primaria all'adozione dell'atto e quindi anche di intervento resta in capo all'ente locale. Ecco, vedete, il comma 1 bis di questa disposizione richiama quell'articolo 51,3 che abbiamo visto poco fa, che era quello relativo all'esproprio per gli impianti di pubblica utilità. E ci dice che le disposizioni di quell'articolo 51,3, che è quello che ci dice che possa essere esperita la procedura di esproprio per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica. Questa è una disposizione molto forte perché ci sta dicendo che anche nei casi in cui l'impianto sia stato realizzato sulla base di contratti tra privati, quindi tra il gestore della rete e il proprietario dell'area, magari locazione in genere, no? È possibile esperire quella procedura di esproprio prevista dall'articolo 51,3, sempre per ovviamente per gli impianti di pubblica utilità. Questa è una disposizione introdotta dal decreto legge 13 del 2023. L'istanza di autorizzazione all'installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all'ente locale, titolare di. Dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11. Vedete le parole che ho evidenziato in rosso, cioè in formato digitale mediante PEC, sono state introdotte dal decreto legge 13 del 2023. Diciamo che non si tratta di una novità in assoluto, nel senso che ormai la gestione telematica di questi procedimenti è il comune, però diciamo il legislatore ha introdotto in diversi punti dell'articolato del codice delle comunicazioni elettroniche la precisazione che queste istanze si presentano in formato digitale. Sono un po' critico personalmente, ma questa è una mia visione personale alla citazione della posta elettronica certificata, perché la posta elettronica certificata nella gestione dei procedimenti, soprattutto in ambito di sportello unico, che è quello in cui diciamo, confluiscono normalmente questo tipo di istanze, è già una cosa vecchia, nel senso che la stragrande maggioranza dei comuni al giorno d'oggi gestisce questa tipologia di procedimenti con dei software dedicati e non attraverso la posta elettronica certificata, per cui si tratta di un richiamo che a me pare personalmente già un po' obsoleto rispetto a questo momento storico. La cosa importante, va bene, è che l'istanza redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici deve essere corredata dalla documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, va bene. In caso di pluralità di domande viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori, ma personalmente non mi è mai capitato, cioè mi è capitato in alcuni periodi di ricevere un gran numero di pratiche per la revisione di impianti, ma proprio in contemporanea non è mai successo. Però questa precisazione è utile soprattutto nei casi dei comuni in cui che abbiano magari un piano di localizzazione per cui conta la data di presentazione dell'istanza. E qui c'è già introdotto al comma 3 di questo articolo 44 un primo caso di semplificazione. Ci dice: nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, è sufficiente una SCIA. Quindi l'articolo 44 introduce una procedimento autorizzatorio, ma già ci dice che se siamo sotto una potenza di 20 watt si applica comunque la SCIA. Dopodiché, al comma 4 ci dice che l'installazione su sedime ferroviario o in area immediatamente limitrofa si procede con modalità propria degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, ma non è, diciamo, il nostro obiettivo entrare in questo caso molto particolare.
Copia dell'istanza della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'ARPA che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione. Questa disposizione è evidentemente pensata per un procedimento autorizzatorio, non si concilia troppo bene con una SCIA, perché dire si pronuncia, in realtà quando io ho una SCIA ho una autocertificazione con un'asseverazione di conformità a cui segue una verifica ex post da parte della pubblica amministrazione, quindi dire si pronuncia con una SCIA si sposa poco, però vabbè, prendiamolo in senso lato. Lo sportello locale provvede a pubblicizzare l'istanza pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. Anche questa è una disposizione abbastanza importante, soprattutto perché questo tipo di procedimenti suscitano sempre un certo interesse e anche, dobbiamo dire, una certa resistenza da parte dei cittadini, che soprattutto con l'introduzione delle nuove tecnologie, con il 5G, vedono di cattivo occhio, diciamo, questa installazione, nel senso che non vorrebbero mai degli impianti troppo vicini alle proprie abitazioni, ai propri luoghi di lavoro, alle scuole, eccetera. È proprio per questo che il legislatore, con le disposizioni che abbiamo visto prima, ha introdotto, ha blindato, come dire, questo settore, prevedendo che siano impianti di pubblica utilità e che i limiti di emissione siano stabiliti uniformemente a livello nazionale, proprio per evitare che il sentimento collettivo, o meglio, il sentimento privato, che comunque è abbastanza diffuso nella popolazione, possa rendere di fatto troppo difficile l'installazione di questa tipologia di istanze. E quindi comunque però la norma prevede che ci sia una pubblicità, che ci sia un avviso sostanzialmente al pubblico del fatto che l'istanza sia stata presentata. L'istanza a valenza di istanza unica è effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. È una disposizione particolare che riflette un principio più generale che è previsto già dal DPR 160, nonché anche dal 380 del 2001, dove diciamo, introduce le disposizioni in materia di SUE, che si riferisce all'unificazione di questo procedimento. Quindi tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione di questo intervento, ivi compresi ad esempio l'autorizzazione paesaggistica, eventuali autorizzazioni di altri vincoli che possono insistere sull'area, ad esempio un vincolo idrogeologico, ma anche per esempio impatto acustico, perché ci può essere anche un'emissione sonora da questi tipi di impianti, deve essere autorizzato contemporaneamente nell'ambito dello stesso procedimento. Il responsabile può richiedere per una sola volta entro 15 giorni integrazioni documentali, sospendendo il procedimento. Ma la cosa più importante viene subito dopo, perché ci dice al comma 7, che anche questa è una disposizione particolare che riflette una disposizione generale già contenuta nell'articolo 14 della 241, che quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, parere, insomma, più atti di assenso, uno o più atti di assenso, ivi comprese le autorizzazioni previste dal codice, urbani, quindi le autorizzazioni paesaggistiche o autorizzazioni per vincoli, culturali, da adottare a conclusione dei distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, il responsabile del procedimento convoca entro 5 giorni lavorativi una conferenza dei servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli, quindi, compresa l'ARPA che viene invitata alla conferenza dei servizi. L'utilizzo del termine convoca non è particolarmente felice, perché normalmente sappiamo che le conferenze di servizi oggi vengono gestite ordinariamente in modalità asincrona. Quindi sarebbe più corretto dire che il responsabile del procedimento indice entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza una conferenza di servizi. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni e atti di assenso comunque necessari per l'installazione delle infrastrutture. E vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Non c'è nessuna particolarità anche qui in questa disposizione che richiama quella di quell'articolo 14 quater
1 della 241 che ci dice che la determinazione conclusiva di questa conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso previsti per la realizzazione di quell'impianto, però ci aggiunge sul fatto che vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Questa conferenza di servizi, a questa conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, 14 bis ter, richiama insomma le disposizioni ordinarie sulla conferenza di servizi con il dimezzamento dei termini indicati dalla 241 del 90, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14 quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10 del presente articolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il termine per le determinazioni in conferenza asincrona, quando non abbiamo interessi sensibili, che nella 241 è stabilito in 45 giorni, viene dimezzato e quindi viene portato a 23 giorni. Quando ci sono gli interessi sensibili, da 90 si passa a 45 giorni. Il termine per chiedere integrazioni documentali, anche questo stabilito dall'articolo 14 bis, passa da 15 a 8 giorni. Ma, come dire, passate l'ironia, questa è una disposizione di semplificazione dentro la quale si è annidata una ulteriore disposizione di semplificazione che è stata modificata da ultimo, sempre dal decreto legge 13 del 2023, che ci ha detto che fino al 30 giugno del 2024 a tutte le conferenze asincrone si applicano obbligatoriamente i termini di cui all'articolo 13,1 del decreto legge 76 del 2020. Che è la cosiddetta conferenza accelerata. Allora, il decreto legge 76 del 2020, vi preannuncio che di questo argomento parleremo nel prossimo webinar che è in programma, se non vado errato, per il 13 di giugno, quindi faremo un webinar apposito proprio sulla conferenza accelerata. Il decreto legge 76 del 2020 all'articolo 13 aveva previsto delle disposizioni in materia di conferenza accelerata con dei termini particolarmente ridotti rispetto a quelli previsti dalla 241 del 90 e l'aveva previsti come stata. Nella versione originaria di questo articolo, il responsabile del procedimento poteva optare per questa conferenza di servizi con termini più brevi. Con il decreto legge 76 del 2023, scusate, con il decreto legge 13 del 2023, sono state operate due modifiche a questa disciplina. La prima è stato portato il termine al 30 giugno del 2024, quindi è una disposizione temporanea ma che vale almeno per un anno in questo momento, salvo che poi non venga ulteriormente prorogato, e l'ha reso soprattutto obbligatorio. Quindi in questo momento i termini della 241 non si applicano più, si devono applicare i termini della conferenza accelerata, che sono di 30 giorni, incrementati a 45 per gli interessi sensibili. Quindi di fatto non applichiamo in questo momento neanche il dimezzamento dei termini di cui alla 241, non applichiamo 23 e 45, ma applichiamo 30 e 45, che sono quelli della conferenza accelerata. Mentre dopo il 30 giugno 2024, salvo ulteriori proroghe, applicheremo diciamo i termini ordinari che sono quelli dimezzati che ho riportato su questa slide. Nella conferenza sincrona la durata dei lavori senza interessi sensibili passa ugualmente da 45 a 23 e da 90 a 45 con gli interessi sensibili. Ma come dire, la disposizione sulla conferenza accelerata non influisce sui termini della conferenza sincrona, tuttavia prevede che quando la conferenza asincrona non sia risolutiva, venga seguita non più da una conferenza sincrona, ma da una riunione con una tempistica a sé stante. Comunque questa cosa la vedremo nel webinar del 13 giugno 2023.
mi è caduta l'occhio su una domanda. Nella conferenza di servizi sarebbe importante, alla luce delle ultime modifiche normative, che il legislatore chiarisse se la partecipazione di ARPA implica l'espressione del parere di competenza nell'ambito della conferenza stessa. Perché fino ad ora il parere di ARPA, anche a livello giurisprudenziale, era considerato come un procedimento parallelo a sé stante. Beh, io direi che quando. Io non conosco la sentenza citata, mi riservo di guardarla, di leggermela con calma e di dare una risposta anche più approfondita per iscritto dopo la fine del webinar. Me la leggo con calma, però nel momento in cui il legislatore ci dice che viene indetta una conferenza di servizi, la conferenza di servizi non è sempre indetta, è indetta quando è necessario acquisire uno o più atti di assenso da parte di amministrazioni terze. Quando c'è la conferenza di servizi, tutti i soggetti si esprimono in conferenza di servizi e tutto, quindi compresa l'ARPA, rilascia il parere nell'ambito della conferenza di servizi e nelle tempistiche della conferenza di servizi. Quando la conferenza di servizi non è indetta, si segue il procedimento ordinario e quindi, come abbiamo visto prima, l'ARPA ha, mi pare, allora viene inviata contestualmente, lo dice qui, eccolo qui, lo dice al comma 5, copia dell'istanza della segnalazione viene inoltrata all'ARPA che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione. In questo caso non è indetta la conferenza di servizi e si applica questo termine di 30 giorni. In tutti gli altri casi in cui è indetta la conferenza di servizi valgono per tutti i termini della conferenza di servizi. Guardate che questo è un principio generale. Di conferenza di servizi ne parleremo meglio il 13 di giugno, però. Quando l'ente e l'amministrazione precedente indice la conferenza dei servizi, i termini previsti dalle singole normative settoriali per l'espressione dei singoli atti di assenso non si applicano più. A tutti si applicano i termini della conferenza dei servizi. Per esempio, il caso più eclatante è quello dell'autorizzazione paesaggistica, in cui il decreto legislativo 42 del 2004 prevede una sequenza di 40 giorni per elaborare la relazione illustrativa che poi passa alla soprintendenza che ha 45 giorni per esprimere un parere e a seguito del quale poi viene ritrasmesso all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il rilascio. Tutti questi non si applicano. Si applicano a tutti i termini della conferenza che in questo caso sono di 45 giorni. Quindi voi capite che in 45 giorni quella sequenza di 40 più 45 più 20 non si può applicare. Ma non si può applicare non perché sia in contrasto, proprio perché stiamo seguendo un procedimento diverso. Tant'è che poi il legislatore al comma 10, e questa è una semplificazione introdotta precedentemente con un decreto, diciamo, non con l'ultimo decreto, ci dice che le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora entro il termine perentorio erano 90, sono diventati 60 col decreto legge 13 del 2023, dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli. Ove ne sia previsto l'intervento e non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o territoriale o dei beni culturali. Allora, in questo caso il legislatore ha introdotto una peculiare fattispecie di silenzio assenso, perché fatemi fare un salto ad una slide successiva, poi ci torno. Noi sappiamo che oggi il silenzio assenso è regolato, il silenzio assenso interno in conferenza di servizi, dall'articolo 14 bis, anche 14 ter della 241 del 90, che ci dice che alla scadenza dei termini concessi per esprimersi, l'amministrazione procedente considera sempre acquisito l'assenso delle amministrazioni partecipanti alla conferenza che non si siano espresse nei termini.
fatti salvi solo i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano provvedimenti espressi. Quindi l'amministrazione procedente deve considerare sempre acquisito l'assenso di chi non si è espresso in conferenza, tranne il caso in cui sia un'autorizzazione espressa prevista dalla normativa europea. E non siamo né in questo caso, quando parliamo di impianti come dire, di comunicazione elettronica. Diverso è l'articolo 20 della 241 che prevede il silenzio assenso esterno, cioè quello in cui, quello in cui l'amministrazione, l'ente quindi locale a cui è stata presentata l'istanza, non rilasci il provvedimento al cittadino nei termini previsti dalla norma. La differenza tra l'uno e l'altro è che il primo si applica tra pubbliche amministrazioni. Nel primo caso è l'amministrazione procedente che considera acquisito l'assenso, ma deve emettere comunque il provvedimento per autorizzare il privato. Nel secondo caso, quello di cui è l'articolo 20, il silenzio assenso si forma nei confronti del privato. Quindi l'amministrazione non risponde nei termini, il privato è come se avesse un'autorizzazione. Però l'articolo 20 ha un sacco di eccezioni in più, perché non si applica tutto quel che riguarda il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, il rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, salute, pubblica incolumità, eccetera, eccetera. Noi saremmo fuori quando parliamo di impianti di comunicazione elettronica, impianti ricetrasmittenti, parliamo di tutela della salute, tutela dell'ambiente, quando abbiamo limiti di esposizione, no? Quindi non applicheremmo l'articolo 20. Ma il legislatore, in maniera del tutto peculiare, ci ha detto: guarda che se entro 60 giorni da quando il cittadino ha trasmesso l'istanza non è stato rilasciato un provvedimento di diniego, non è stato espresso un parere negativo da parte dell'ARPA, non è stato espresso un dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale o dei beni culturali, si forma il silenzio assenso, si forma nei confronti del cittadino. Quindi, supponiamo che il cittadino abbia presentato, o meglio la ditta, perché qui normalmente parliamo di ditte, di concessionari di frequenze, ha presentato l'istanza al comune, il comune ha indetto la conferenza dei servizi, l'ARPA ha trasmesso un parere negativo e il comune però non ha emesso un provvedimento. In ogni caso il silenzio assenso in quel caso non si forma perché c'è un parere negativo da parte dell'ARPA, così come se ci fosse un dissenso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale o dei beni culturali. Ma ci vuole l'espressione di un dissenso, perché nel silenzio di queste amministrazioni si forma comunque il silenzio assenso. E ricordatevi che una volta che si forma il silenzio assenso, ogni eventuale determinazione successiva è inefficace ai sensi dell'articolo 2,8 bis della 241 e si può agire solo nell'esercizio del potere di autotutela. Dopodiché, il comma 9 ter ci dice anche che, no, scusate, poi ci dice: nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, se l'ente non ha provveduto, no, l'ARPA non ha 60 giorni per esprimere il parere. L'ARPA ha il termine è quello di, perdonatemi, il termine è quello della conferenza di servizi, ricordatevelo. Il 60 giorni è il termine in cui si forma il silenzio assenso per il cittadino. Ma se siamo in conferenza di servizi, o anche se non siamo in conferenza di servizi, in questo caso particolare sono sempre 30 giorni, il termine che la norma ci dice, allora, i pareri devono essere espressi entro quel termine. Trascorso quel termine, si forma il tacito assenso nei confronti dell'amministrazione precedente. E eventuali pareri tardivi, inviati quindi dopo i 30 giorni, sono inefficaci ai sensi dell'articolo 2,8 bis. Tuttavia, non è che al 30° giorno si forma il silenzio assenso nei confronti del privato istante. Bisogna attendere i 60 giorni.
Cioè, dopo i 30 si forma per l'amministrazione precedente, dopo i 60 si forma nei confronti del privato. Ma questo non deve indurre a pensare che l'ARPA abbia 60 giorni di tempo. Il termine per esprimersi è quello della conferenza dei servizi. Allora, una domanda è il caso in cui non viene indetta la conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi viene indetta per norma, secondo l'articolo 14 della 241, di questo, ripeto, ne parliamo il 13 di giugno, perché se no finiamo a fare un webinar sulla conferenza dei servizi adesso, quando c'è una pluralità di atti di assenso da acquisire da parte di amministrazioni diverse. Quindi se io ho solamente l'ARPA, che mi deve esprimere il parere, di regola direi che non dovrebbe essere indetta la conferenza dei servizi, a meno che non ci siano casi particolari, ad esempio di discipline regionali che prevedono sempre l'indizione della conferenza dei servizi, come ad esempio accade nella mia regione, che è la Sardegna, che prevede sempre la conferenza dei servizi, anche quando c'è un solo atto di assenso. Ma la regola generale dettata dalla 241 è quando ne ho più di uno. Quindi ci possono essere dei casi in cui la conferenza dei servizi non è indetta, ma non è detto, anche perché qui ci sono anche delle differenti interpretazioni. Comunque il legislatore prevede i due casi, ma lo approfondiamo la prossima volta questo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti, quindi possono andare anche sotto i 60 giorni. Decorso il suddetto termine, quindi decorso il termine di 60 giorni, l'amministrazione procedente comunica entro il termine perentorio di 7 giorni l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Questo perché normalmente è una disposizione che è stata introdotta in generale in tutti i casi di silenzio assenso, è previsto che l'amministrazione attesti che il silenzio assenso si è formato. Io sono un po' scettico su questo perché dico, se l'amministrazione non ha emesso il provvedimento, è difficile che faccia anche entro 7 giorni l'attestazione di silenzio assenso, ma in tutti i casi, trascorsi questi 7 giorni, basta l'autocertificazione del richiedente. Le opere devono essere presentate entro 12 mesi. Fin qui la procedura ordinaria. Adesso passiamo in rassegna un po' velocemente, anche perché mi sono forse dilungato un po' troppo, i casi delle procedure semplificate, che sono: la prima è l'articolo 45 del 259. Una prima l'abbiamo già vista, è la SCIA che è applicabile quando la potenza è sotto i 20 W. Dopodiché, al fine di accelerare la realizzazione di investimenti, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture preesistenti, quindi installazione di impianti 4G su evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture preesistenti, quindi io ho già il traliccio, ho già delle antenne, ne devo aggiungere una, o modifica delle sole caratteristiche trasmissive, l'interessato presenta sempre formato digitale mediante PEC, una SCIA contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, indipendentemente dai watt di potenza. Quindi si applica in questi casi sempre la SCIA. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa in formato digitale mediante posta elettronica certificata all'ARPA. Qualora entro 30 giorni dalla trasmissione l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e tempistica della SCIA, adotta motivati provvedimenti di diniego, di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti dannosi. Come vi dicevo prima, vedete, l'ARPA è un organo tecnico consultivo, esprime un parere negativo, dopodiché l'inibizione alla realizzazione dell'intervento la deve fare il comune, la deve fare il comune. Questa è la procedura ordinaria che prevede una SCIA che per definizione è immediatamente efficace. L'interessato quindi può realizzare, tecnicamente può realizzare e attivare l'impianto a giorni zero, immediatamente dopo la presentazione della SCIA, salvo il fatto che entro 30 giorni, che sono i giorni per effettuare eventualmente i controlli, l'ARPA possa esprimere un parere negativo e quindi si vada ad un'inibizione della realizzazione di questo intervento. Tuttavia, per rendere le cose più semplici a tutti, fino al 31 dicembre del 2026, in questo caso non si applica questa procedura, ma si applica quella di cui è l'articolo 40,5 del decreto legge 77 del 2021, che vediamo tra un attimo. Quindi questa è la procedura a regime, ma in questo momento e fino al 2026 si applica un'altra procedura.
Ancora l'articolo 45 ci dice che nel caso di interventi sono rilevanti ai fini sismici, la segnalazione è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente rispetto delle norme tecniche per le costruzioni. Qui c'è una semplificazione perché ci dice qualora entro 30 giorni, quindi c'è un'asseverazione ai fini sismici. Il comma 5, che è stato recentemente eliminato dal decreto legge 13 del 2023, prevedeva per gli interventi di minore rilevanza il solo deposito del progetto e al termine dei lavori il collaudo statico a firma del professionista incaricato. Questo è stato, come dire, è stato cassato non tanto perché il legislatore abbia voluto tornare su questa semplificazione, quanto perché l'ha riportata su un successivo articolo, estendendone la portata, non più solo all'articolo 45, ma a un numero superiore di casi. L'articolo 46 è un altro caso di semplificazione, prevede caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse modifiche relative al profilo radioelettrico che comportino aumenti di altezza non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma delle antenne non superiori a 1 metro quadro e mezzo, l'interessato trasmette, sempre in formato digitale mediante PEC, una comunicazione. Anche qui, fino al 31 dicembre del 2026, tuttavia, non si applica questa procedura della comunicazione, ma la procedura che in realtà è più gravosa, di cui al decreto legge 77 del 2021. Ed eccolo qui, il famigerato 77 del 2021, articolo 40,5. Che cosa ci dice? Per accelerare gli obiettivi di trasformazione digitale, eccetera, eccetera, fino al 31 dicembre del 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter, che sono diventati 45 e 46, quindi quelli che abbiamo appena visto, del 259 del 2003, e gli interventi di modifica previsti dal punto A24 del 31 del 2017, questi sono interventi vi ricordo che il DPR 31 del 2017 è il DPR sull'autorizzazione paesaggistica semplificata, quella che individua gli casi esenti da autorizzazione paesaggistica. Sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche. E non sono richieste le autorizzazioni di cui al 42 del 2004, quindi né la paesaggistica né l'autorizzazione ex articolo 21-22 per i beni culturali, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati. Quindi ci dice, si applica una comunicazione. E fin qui tutto bene, il 45 abbiamo visto poc'anzi prevedeva una SCIA, il 46 prevedeva una comunicazione. Tutto questo si applica a una comunicazione e in più c'è un'esenzione dalle autorizzazioni previste dal codice urbani. Ma gli impianti sono attivabili qualora, entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente, non sia stato comunicato dal medesimo provvedimento negativo. Qui il legislatore ci dice una cosa diversa, perché finché parlava di SCIA con entro 30 giorni l'organismo competente a effettuare i controlli può esprimere un parere negativo e l'amministrazione comunale può vietare la realizzazione. Qui ci dice in realtà che bisogna aspettare 30 giorni per attivare. Quindi è una comunicazione con attivazione differita. Ecco perché prima vi ho detto è più gravoso. Perché nella procedura ordinaria, in realtà, sia nella SCIA sia nella comunicazione ex articolo 46 nulla ci diceva sulla termine per attivare. Qui invece ci sta dicendo che si può attivare solo se entro 30 giorni non è stato comunicato un provvedimento negativo. È diverso, la formulazione della norma impone un'attesa di 30 giorni. Ma
Dopodiché ci sono altre semplificazioni che per rendere la vita facile agli operatori, sia del settore che a quelli dei SUAP, in generale delle amministrazioni competenti, sono riportati in un altro decreto, che non è il codice delle comunicazioni elettroniche, l'articolo 35 del decreto legge 98 del 2011, e ci dice: sono soggette ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento. Che cosa? Le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87 bis, oggi 45, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati. Questi sono degli impianti particolari che normalmente vengono installati o in gallerie stradali, ferroviarie o in ad esempio, per collegare degli impianti particolari, io ne ho ricevuto una proprio di recente per collegare una centrale elettrica, quindi non sono proprio impianti come le antenne classiche ad uso pubblico, sono punto punto. Comunque, sono soggetti ad un'autocertificazione di attivazione. Questo è sempre per rendere le cose semplici, anziché parlare solo di SCIA di comunicazione, qui ci siamo inventati anche l'autocertificazione di attivazione, che in realtà per me è assimilabile al regime comunque della comunicazione, per fare le cose più, per renderle un po' più semplici. Ed inoltre, l'installazione di attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW e da una potenza massima al connettore di antenna in downlink inferiore o uguale a 5 W e con un ingombro fisico non superiore a 20 litri possono essere effettuate senza alcuna comunicazione. Queste sono completamente libere. Ma ancora l'articolo 47 ci richiama. Diciamo, individua alcune disposizioni sugli impianti temporanei. In particolare, l'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile necessari per il potenziamento di comunicazioni in situazioni di emergenza, situazioni per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi che possano rimanere fino a un massimo di 120 giorni, presenta all'ente locale e contestualmente all'ARPA, di cui vedete c'è proprio previsto un passaggio diretto, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto è attivabile qualora entro 30 giorni l'organismo non si pronunci negativamente. Anche in questo caso è una. Anche in questo caso è una attivazione differita dopo 30 giorni. L'impianto può essere realizzato subito, ma può essere attivato solo se entro 30 giorni l'ARPA non si esprime. In realtà poi ho visto anche una domanda che mi chiedeva se è possibile che l'ARPA riceva direttamente tramite PEC dal gestore telefonico. E poi, qui c'è un bisticcio di termini, cioè il legislatore ha previsto un invio contestuale, quindi è possibile che lo riceva direttamente, dimenticandosi però che poi tutto questo si innesta, nella stragrande maggioranza dei casi, in una procedura gestita dal SUAP, è quello che sto dicendo, che si introduce in una procedura che è gestita dal SUAP, che quindi riceve la pratica dall'interessato e quindi la trasmette a tutti gli enti interessati, eventualmente indicendo la conferenza dei servizi. Quindi è possibile, sì, che come dire, in questo doppio eccesso di semplificazione amministrativa, lo chiamerei così, l'ARPA riceva la pratica due volte, di fatto. Ma i termini decorrono. Dipende dal caso, se c'è una conferenza dei servizi dipendono sempre dall'indizione, se non c'è la conferenza dei servizi dipendono da quando l'ha ricevuta. Ecco.
Con il decreto legge 13 del 2023, tornando un attimo ai nostri casi di impianti temporanei di telefonia mobile, è stata introdotta quella frase evidenziata in rosso in questa slide, per cui è stato chiarito che gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 2 del 31 del 2017. Questo è perché qualcuno poteva ritenere che sì, fossero soggetti a semplice comunicazione per quanto riguarda l'installazione e l'attivazione, ma potessero essere soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Il legislatore qui ci ha detto: fino a 120 giorni non sono comunque soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Ancora il comma 2 dello stesso articolo 47 ci dice che se gli impianti temporanei hanno una permanenza inferiore a 7 giorni, l'installazione è soggetta a semplice comunicazione. E qui ovviamente non c'è un differimento dell'attivazione, cioè non è necessario aspettare 30 giorni per l'attivazione, proprio perché sono cose rapidissime ma molto temporanee, si comunica e si installa direttamente. Ecco, sicuramente dubito che riusciate a leggere il contenuto di questa slide. Questa slide non è altro che un riepilogo di quello che vi ho detto sinora, cioè vi richiamo a tutti i vari casi dell'installazione, delle modifiche e di altre casistiche, vi riporta il regime e il relativo riferimento normativo. Tenendo presente, vedete, che i casi con l'asterisco, che sono quelli di cui all'articolo 45 e 46 del decreto legislativo 259 del 2003, fino al 31 dicembre del 2026, in luogo del regime che è riportato nella penultima colonna di questa tabella, si deve applicare la procedura di cui all'articolo 40,5 del decreto legge 77 del 2021, che è appunto la comunicazione con attivazione differita. Io spero di essere riuscito a rendervelo. Non dico semplice perché semplice non è, però quantomeno più comprensibile possibile questo mondo, delle autorizzazioni degli impianti radioelettrici. Ho visto con la coda dell'occhio una domanda sugli ispettorati territoriali del MISE non vengono chiamati in causa nei vari passaggi autorizzativi. Il MIMIT, il MISE, insomma, interviene in un'altra fase, in quella di concessione delle frequenze, ma non interviene nella autorizzazione dei singoli impianti. Non è previsto in questo caso. En passant, l'articolo 48 del decreto legislativo 259 del 2003 è una cosa che ci ha detto che per la realizzazione di nuove stazioni radiobase che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente, deve essere inviata una comunicazione all'ENAC, all'Aeronautica Militare e alla società ENAV per eventuali accertamenti. È acquisito il preventivo parere dell'Aeronautica Militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45. Quindi si deve effettuare una comunicazione all'ENAC che ha acquisito un parere preventivo da parte dell'Aeronautica Militare nell'ambito delle procedure previste, quindi articoli 44, conferenza dei servizi. Fuori dai casi di cui al comma 1, per installazioni e modifiche di stazioni radiobase oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45. Qui ci sta dicendo l'ENAC e l'ENAV si devono esprimere per quanto riguarda la compatibilità agli ostacoli nella conferenza di servizi nei termini previsti dagli articoli 44 e 45, quindi in 45 giorni. Questa è una cosa che loro, che è difficile concretamente, ne sono consapevole da gestire, sia perché hanno una procedura telematica a parte, sia perché normalmente richiamano termini più ampi per l'espressione dei pareri. Ma il legislatore lo sta dicendo chiaro e tondo in questo articolo, il nulla osta
da parte dell'autorità aeronautica deve essere espresso nei termini e nelle modalità previste da questi articoli. Fin qui gli impianti di trasmissione elettromagnetica radioelettrici. Adesso passiamo in rassegna un po' quello che è previsto per quanto riguarda la BUL, quindi gli impianti fissi, che per molti versi ricalca l'articolo 44 con una forma di silenzio assenso del tutto simile, ma che contiene anche qui ci sono alcune precisazioni interessanti da fare. L'articolo 49, l'ex articolo 88, è quello che stabilisce come si deve operare in caso di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico finalizzata alla realizzazione di una rete di comunicazione elettronica. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o comunque l'effettuazione di scavi e occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'ente locale, ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. Quindi già qui ci dice una cosa importante, ci dice che l'istanza va presentata al proprietario della strada, sostanzialmente dell'area, che potrebbe essere l'ente locale, ma nel caso di strada, ad esempio di installazione su strada provinciale, di strada statale, eccetera, può essere un altro il soggetto che è competente a gestire questo. Vi ricordo che, come abbiamo visto prima, a queste tipologie non si applica la disciplina edilizia, quindi non si applica il DPR 380 del 2001, per quanto non c'è nessun titolo abilitativo dal punto di vista edilizio. L'istanza valenza di istanza unica, il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolte nel procedimento. Il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta entro 10 giorni il rilascio di documentazione integrativa o rettifica, interrompendo il termine del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla avvenuta integrazione documentale. Anche qui, se l'installazione di queste infrastrutture è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, il principio è sempre lo stesso, è sempre quello che è richiamato qui, ma è quello dell'articolo 14 della 241. Quindi se è necessario acquisire più atti di uno o più atti di assenso, di competenza di diverse amministrazioni, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca, anche qui leggete indice, entro 5 giorni lavorativi, una conferenza dei servizi, a cui, come dire, coinvolge tutti i soggetti interessati. Tutti i soggetti interessati perché il procedimento deve essere unico. Quello che ci ha detto al comma 2 sembra una, come dire, una formula stilistica, ma quando ci dice che, scusate, non è il comma 1, è il comma 1, l'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi. Cioè non è che può, deve chiedere o si può pretendere che chieda l'occupazione del suolo pubblico e la manomissione alla provincia proprietaria della strada e poi chieda l'autorizzazione paesaggistica a parte all'ente competente. No, deve essere un'unica istanza che ricomprende tutto. Quindi, se ci sono diversi atti di assenso da acquisire, si indice una conferenza di servizi. La determinazione positiva della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominati e vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Anche questo è un principio generale e anche questo è, come dire, speculare a quanto abbiamo già detto per l'articolo 44 per gli impianti radioelettrici, solo che è riferito in questo caso alla realizzazione di impianti di rete fissa. Alla conferenza dei servizi si applicano gli articoli da 14 a 14 quinquies della 241 con il dimezzamento dei termini, tranne quelli di quell'articolo 14 quinquies. Questo non ve l'ho detto prima. I termini di quell'articolo 14 quinquies sono quelli dei rimedi esperibili in caso di motivato dissenso da parte delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili quando viene rimandata la decisione alla presenza del Consiglio dei Ministri. Ma non è tanto questo quello che ci interessa. Anche in questo caso, quindi, i termini ordinari sono quelli dimezzati 23 e 45, ma fino al 31 dicembre del 2024 dobbiamo applicare la conferenza accelerata, di cui, ripeto, parleremo il 13 giugno, che è quindi in termini di 30 giorni elevati a 45 per gli interessi sensibili. Idem compatate per la conferenza sincrona, si dimezzano i termini. Allora, anche in questo caso
259 del 2003 prevede delle fattispecie di silenzio assenso peculiari, che sono quindi, che vanno in deroga ai principi dell'articolo 20 della 241, ma è più complesso, perché in questo caso il legislatore introduce diversi gradi di silenzio assenso. Perdonatemi. Allora, la prima cosa che ci dice è il caso in cui sono trascorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento e senza che abbia indetto una conferenza di servizi. Quindi, se l'amministrazione competente è rimasta inerte per 30 giorni, si forma comunque il silenzio assenso. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri, questo termine è 10 giorni. Nel caso in cui non debbano neanche essere effettuati scavi, ma ci debba essere solo l'apertura di buche o chiusini per infilare cavi o tubi, o posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, il termine è ridotto a 8 giorni. Questo è il termine che si applica nel caso in cui non sia stata indetta una conferenza di servizi né sia stato rilasciato il provvedimento. Quindi, nel caso di semplice apertura di buche o chiusini per infilare cavi o tubi o su infrastrutture esistenti, 8 giorni. Nel caso di scavi, di attraversamenti inferiore a 200 metri, sono 10 giorni, negli altri casi sono 30 giorni. Questi termini si applicano anche a richieste di autorizzazione per esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale, eccetera, eccetera. Decorsi suddetti termini si applicano le disposizioni normali sul silenzio assenso, quindi entro 7 giorni l'amministrazione deve attestare la formazione del silenzio assenso, decorsi i quali vale l'autocertificazione. Se invece l'amministrazione ha indetto una conferenza di servizi, ovviamente non vale quel termine di 30 giorni. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del comune di maggiore dimensione demografica. Questo per evitare che se io ho una rete che si passa da un comune all'altro, ma anche banalmente dalla strada comunale alla strada provinciale alla strada statale, non è che la ditta deve presentare tante istanze quante sono gli enti proprietari della strada, la presenta allo sportello unico del comune di maggiore dimensione demografica, che fa, indice sempre una conferenza di servizi coinvolgendo gli altri enti coinvolti. Quindi vi dicevo, i 30 giorni valgono se l'ente, se l'amministrazione che ha ricevuto l'istanza è rimasto inerte. Se ha indetto la conferenza dei servizi, il silenzio assenso si forma dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Sempre che non ci siano autorizzazioni espresse previste dalla normativa dell'Unione Europea e sempre che non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale o dei beni culturali. Lo schema è lo stesso dell'articolo 44. Il silenzio assenso si forma, tranne che in questa conferenza di servizi non sia stato espresso un motivato dissenso da parte di una delle amministrazioni preposte alla tutela di questi interessi. Se è stato espresso un dissenso, il silenzio assenso non si forma. Va bene, questo è. Ancora al comma 10, sempre sulla banda larga, eventuali varianti in corso d'opera fino al 10% delle infrastrutture e degli elementi accessori. L'operatore comunica la variazione all'amministrazione che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutti quelli coinvolti con un preavviso di almeno 15 giorni. Se entro quindi questi 15 giorni nessuno comunica un divieto di effettuazione di questo intervento, può direttamente realizzarlo senza quindi necessità di richiedere una nuova autorizzazione.
Per quanto riguarda gli scavi in microtrincea, sono state introdotte una serie di disposizioni di semplificazione. Quando è tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa di microinfrastrutture a banda ultralarga viene effettuata sempre con la metodologia della microtrincea, con uno scavo contestuale riempimento di ridotte dimensioni, larghezza da 2 a 4 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a un massimo di 35, anche in prossimità del bordo stradale. Per i predetti interventi, quando si utilizza la microtrincea e con tecnologie di scavo comunque a basso impatto ambientale, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 42 del 2004. Quindi non è necessaria né l'autorizzazione paesaggistica né l'autorizzazione per i beni culturali e non si applicano le previsioni di quell'articolo 7,2 bis. Comunicazione preventiva alla sovrintendenza e 2 ter indagini preventive del decreto legislativo 33 del 2016. Né si applicano le disposizioni in materia di verifica preventiva di interesse archeologico. È una disposizione di semplificazione che ha voluto dire quando si usa la microtrincea, che è quella espressamente definita da questo comma, non si chiedono tutte queste autorizzazioni, proprio per accelerare il più possibile e agevolare la realizzazione di queste tipologie di interventi. Resta ferma in ogni caso l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di quell'articolo 20 del decreto legge 183 del 2020, dove ci dice che l'operatore si limita a comunicare con un preavviso di almeno 15 giorni e di 8 giorni, se siamo sotto i 200 metri, l'inizio dei lavori alla sovrintendenza competente, allegando la documentazione cartografica relativamente al tracciato. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura statale stradale. Quindi, ottenuta l'autorizzazione di quell'articolo che abbiamo visto prima, deve comunicare alla sovrintendenza con il preavviso previsto l'effettuazione effettiva dei lavori di scavo. Per chiudere, poi cerchiamo di dare, vediamo di fare una scorsa rapida alle domande. Prima vi ho fatto notare che nell'articolo 45 era stata eliminata la disposizione di semplificazione per quanto riguarda l'autorizzazione sismica, perché è stato introdotto un articolo 49 bis apposito sull'esenzione dalla sismica e ci dice che gli interventi di quell'articolo 44 e 45, quindi vi ricordo tutti quelli ordinari, soggetti ad autorizzazione, ma anche soggetti a SCIA perché sono sotto i 20 kW, ma anche quelli di quell'articolo 45 che prevedeva l'installazione di nuovi impianti su infrastrutture preesistenti o modifica di caratteristiche radioelettriche, relative agli impianti e opere prive di minore ri di rilevanza o di minore rilevanza di quegli articoli 94 e 94 bis, nonché tutti gli interventi di quegli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono soggetti all'autorizzazione sismica. Sono interventi privi di rilevanza a titolo esemplificativo, quindi non esaustivo, microcelle, eccetera, eccetera. Non è importante vedere tanto questo elenco, quanto fissare il punto che tutti questi impianti privi di rilevanza o minori di rilevanza, non sono soggetti a sismica. Cosa succede? Gli interventi che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'ufficio del Genio Civile. È accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, eccetera, eccetera. L'avvenuto deposito abilita l'inizio dei relativi lavori, senza attendere quindi un'autorizzazione. E poi ci dice, e niente, quindi questo è stato generalizzato dall'articolo 45 per riportarlo in generale su tutti gli impianti di comunicazione elettronica con questa esenzione. E ancora ci dice, che per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di quell'articolo 12, secondo comma, della legge 1766 del 27, cioè i comuni e le associazioni non possono, senza l'autorizzazione del Ministero, alienarne o mutarne la destinazione. Quindi non è necessario richiedere questa autorizzazione ministeriale per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica né in aree gravate da usi civici. Non solo, ma nei casi di realizzazione di infrastrutture di quegli articoli 45, 46 e 49,
e di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture, a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico. Sempre perché normalmente nelle aree gravate dall'uso civico si applica il vincolo paesaggistico. In questo caso non si applica, che non vuol dire che l'intervento no, è esente da paesaggistica, vuol dire che non opera il vincolo e quindi non ci vuole l'autorizzazione paesaggistica. Il risultato è il medesimo. Allora, come esposizione io ho finito, adesso cerchiamo di vedere se... Ma vedo che in realtà domande non ce ne sono tantissime, forse a qualcuna ho anche già risposto. A che punto siamo con l'introduzione della banda ultralarga nel territorio italiano? Francamente non lo so, nel senso che l'oggetto del webinar di oggi era l'illustrazione delle procedure per l'installazione di questi tipi di impianti. Non conosco statistiche sulla introduzione della banda ultralarga, ma magari ecco, con calma cerco qualcosa e posso dare una risposta più approfondita per iscritto. In ogni caso, vi ricordo che a tutte le domande che ponete daremo una risposta per iscritto che poi troverete nella pagina del webinar. Può la proprietà privata opporsi all'installazione nel proprio condominio della fibra? Francamente, cosa intende per la fibra? Cioè, nel senso, se un impianto ad uso privato, questa è una domanda a cui non mi sento di rispondere, nel senso che è un profilo civilistico più che amministrativo. Cioè, se il problema è, anche se mi pare molto difficile che possa opporsi, se invece parliamo di impianti ad uso pubblico, quindi rientranti, in quella definizione di impianti di pubblico interesse, è addirittura possibile, come vi ho fatto vedere, l'esproprio. Ma non mi pare che stiamo arrivando a questo caso, no? E non mi sembra questo il caso della domanda. Cioè, normalmente dentro un condominio la fibra viene passata per servire una singola unità immobiliare, ma qui più che nel codice delle comunicazioni elettroniche entriamo in ambiti di codice civile, sui quali francamente non mi sento di esprimermi perché serenamente vi dico che non è il mio campo di competenza. Ecco. Nel caso di istanza presentata congiuntamente da Tower Company e gestore, la determinazione di conclusione favorevole va intestata ad entrambi per l'installazione ed esercizio della nuova stazione radiobase? È corretto? Allora, se l'istanza è presentata congiuntamente da due soggetti, direi che il provvedimento segue l'intestazione e quindi deve essere intestato ad entrambi, a meno che loro non abbiano chiarito a che titolo interviene l'uno e a che titolo interviene l'altro di soggetto, ma normalmente quando un'istanza è cointestata è perché c'è un ruolo condiviso tra due soggetti e quindi il provvedimento segue la cointestazione dell'istanza. I termini di 12 mesi riguardano solo la realizzazione degli impianti o anche l'attivazione, esempio, tecnologia LTE 800, LTE 1800, ma viene attivata solo LTE 800. Entro quando devono attivare LTE 1800? Ah, i termini di 12 mesi stiamo parlando dell'articolo 44, perché l'articolo 44 ci dice che le opere devono essere realizzate a termine di decadenza nel termine di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio, ovvero dalla formazione del silenzio assenso. No, riguardano la realizzazione, cioè io starei sulla lettera della legge. Le opere devono essere realizzate a pena di decadenza nel termine perentorio di 12 mesi. Non ci dice che gli impianti devono essere attivati. Se per scelta, anche se normalmente è difficile che l'impianto è realizzato e non viene attivato, però teoricamente ciò che decade è l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, secondo me. Poi mi riservo un approfondimento, ma detta così, il comune ha
30 o 60 giorni per adottare un provvedimento di divieto di prosecuzione attività? Il comune ha 30 o 60 giorni per adottare un provvedimento. Ho capito come si legge la locuzione ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA. Sì, il richiamo è alle, come dire, la disciplina delle tempistiche della SCIA di quell'articolo 19. L'articolo 19 ci dice che i provvedimenti di conformazione, nonché il divieto di prosecuzione di realizzazione dell'intervento di prosecuzione dell'attività, possono essere emessi entro 60 giorni, ridotti a 30 per le SCIA edilizie. Questa non sono, non è una SCIA edilizia, è una SCIA speciale prevista da un'altra normativa. Quindi per me il termine è di 60 giorni. Il legislatore ha parlato espressamente di 30 perché ha stabilito che è l'ARPA che ha 30 giorni di tempo per mandare un parere negativo. Questo perché ci sono due soggetti, uno è l'ARPA che ha competenza tecnica al parere e l'altra è il comune che deve rilasciare, che deve emettere il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Quindi il termine per il divieto è 60 giorni ordinari, ma l'ARPA ne ha 30 per fare le proprie verifiche. Vediamo qui, poi mi leggo con calma. Mi leggo con calma qualcos'altro. Vedo, succede che i gestori chiedono autorizzazioni per tutte le tecnologie licenziate, ma spesso il gestore attiva solo alcune tecnologie, una forma di occupazione dello spazio elettromagnetico. Ah, ho capito il problema, è legato chiaramente alla domanda di prima sulla decadenza entro 12 mesi. Sì, capisco la questione, però la lettera della legge è esplicita. Le opere devono essere realizzate nel termine perentorio di 12 mesi. Quindi il problema magari è aperto, ma non vedo un divieto di attivazione dopo i 12 mesi, vedo un divieto di esecuzione delle opere. Perlomeno questo è il mio, poi non sono il depositario della scienza. Sì, Oh Claudia, ecco. Eccoci, buongiorno a tutti, buongiorno Massimo, dottor Pugioni. Allora, io se, visto che siamo diciamo quasi in chiusura, non vorrei interrompervi, ma magari lasciamo diciamo, al docente la possibilità di rispondere successivamente. Ringrazio tutti voi che avete partecipato con attenzione, avete posto domande e ringrazio moltissimo il dottor Pugioni che per noi è una fonte preziosa, ovviamente è il nostro riferimento su queste tematiche e quindi tiene sempre questi webinar molto approfonditi, molto puntuali su temi che sono di anche difficile comprensione e poi sono stati novellati ultimamente, quindi ci sono modifiche in corso frequentemente. Io volevo insomma annunciarvi il prossimo appuntamento che sarà il 6 giugno e il tema è la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Quindi il 6 giugno ci vedremo sempre con un webinar del progetto Delivery. Chiuderemo questa, almeno insomma, questa prima fase il prossimo 13, sempre con l'intervento del dottor Pugioni. Avrete ovviamente tutte le specifiche e anche la possibilità poi di iscrivervi, sempre nella pagina degli eventi PA. E, Massimo, io ti ringrazio e saluto tutti perché ormai siamo giunti al termine. Se ci sono ulteriori approfondimenti e ulteriori domande a cui rispondere, potete far riferimento alla mail di progetto deliveryunit@formez.it e poi insomma, invieremo le risposte alle domande e anche la pubblicazione della giornata odierna, quindi della registrazione. E al massimo entro domani, così come entro domani riceverete l'attestazione delle presenze, come sempre. E non so se Massimo vuole aggiungere qualcosa. No, grazie. Adesso bevo un po' di acqua perché ho parlato per un'ora e mezza. Grazie a tutti, sicuramente. Ti vedo.
Bene, grazie, grazie a tutti di nuovo. A presto.